Rientra Zanetti, Napoli con il 3-4-3 e senza Vidal. È una serata umida, l'Inter parte subito bene e Zamorano imbecca Seedorf che entra in area di rigore e forse tradito da un rimbalzo sbaglia la conclusione. Ma Seedorf che fa il trequartista penetra da destra il suo sinistro, chiama Coppola a una non facile deviazione in angolo. Ancora Seedorf dalla bandierina, grande stacco di Gigi Di Biagio e l'Inter è in vantaggio al nono del primo tempo. Di Biagio sicuramente uno dei migliori, vedete che salta assieme a Cordoba, anticipa anche il compagno, nulla da fare per i difensori. Il Napoli si distende in avanti con delle azioni anche piacevoli, ma spesso finiscono in fuorigioco gli uomini di Zeman. Un rimpallo favorisce Seedorf che si presenta tu per tu con Coppola, bravo a fermarlo. Fioccano le occasioni da gol per l'Inter, i cui attaccanti hanno tantissimo spazio. Qui un recupero famoso di Saber, tra i migliori. Ancora il Napoli in avanti e sventata anche questa azione con Zeman che non è soddisfatto del comportamento dei suoi. Entrano a gamba tesa Kin e Baldini per l'arbitro e punizione per l'Inter. Tira Di Biagio, respinge il portiere, in agguato è Zamorano ed è il 2-0, siamo al 37esimo. Esulta Marco Tardelli e nella ripetizione abbiamo la possibilità di vedere come si disturbano Baldini e il portiere del Napoli e quindi finisce per essere avvantaggiato Zamorano che infila dentro il pallone del 2-0. Manca un minuto alla fine del primo tempo quando Blanc, lanciato da Seedorf, si presenta davanti al portiere del Napoli, lo salta elegantemente e sigla il 3-0. Soddisfazione anche per Moratti in tribuna. La ripresa è naturalmente pesantemente condizionata dal 3-0 maturato nell'andata. Subito Zamorano per Kim, la cui girata è troppo debole, para il portiere. Un po' a sorpresa, al 14esimo segna il Napoli, punizione di Sesa. E sulla battuta dello svizzero c'è la deviazione con un braccio di Seedorf che spiazza il proprio portiere. Il gol è del Napoli. Da qui in avanti l'Inter ha ancora parecchie opportunità per segnare. Qui è Kane che si presenta davanti al portiere ma non riesce a batterlo. Subito dopo lascerà il posto a Recoba, fischiato dai tifosi dell'Inter. Serata no per il Napoli. Saber, uno dei suoi migliori giocatori, si infortuna, pare si tratti di strappo. Ancora tante occasioni per l'Inter, qui Zamorano mette fuori, finisce 3-1 e finisce soprattutto in gloria per Marco Tardelli. A te Marco.